GTA 5 continua a diffondersi sul mercato a un ritmo impressionante. Lo dimostrano i nuovi numeri relativi alle vendite dei maggiori giochi Take-Two, che parlano di ben 130 milioni di copie vendute per Grand Theft Auto 5 e oltre 31 milioni di copie per Red Dead Redemption 2. Inutile dire che i due giochi Rockstar Games guidano la classifica dei giochi più venduti per il publisher Take-Two dall'alto dei loro record. Solo un fenomeno come Minecraft, con i suoi oltre 200 milioni di copie, è ormai in grado di superare il celebre action game Sandbox ad ambientazione criminale. L'andamento di GTA 5 e Red Dead Redemption 2 è poi piuttosto simile se si pensa alla diversa quantità di tempo che i due titoli Rockstar Games hanno passato sul mercato. Grand Theft Auto 5 è uscito in forma originale nel 2013 e ha piazzato 130 milioni di copie in quasi 7 anni di permanenza. Red Dead Redemption 2 invece risale a meno di 2 anni fa. Nel complesso, in entrambi i casi, si tratta di giochi in grado di vendere in media quasi 20 milioni di copie all'anno. Alla fine del 2019, GTA 5 aveva già raggiunto 120 milioni di copie, a dimostrazione di come abbia fatto un salto di altri 10 milioni nel giro di qualche mese. Il tutto senza considerare poi i guadagni da microtransazioni da parte di GTA Online e la distribuzione del gioco su Epic Games Store, che potrebbe averne aumentato ancora la diffusione. Per il resto, anche altri giochi Take-Two si sono confermati million seller nel recente aggiornamento sulle vendite. NBA 2K20 è salito a 12 milioni, superando così del 33% le vendite di NBA 2K19. Borderlands 3 è già a 10 milioni, mentre The Outer Worlds ha raggiunto i 2,5 milioni di copie vendute. Insomma, ottimi dati di vendita per Take-Two, con i suoi brand che continuano a essere vere e proprie galline dalle uova d'oro. E chissà che magari questi risultati non spingano la compagnia a osare un po' di più, magari recuperando altre serie molto amate dai fan come Max Payne o Canis Canem Edit. Vi piacerebbe? E cosa vi aspettate da GTA 6? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti e come sempre non dimenticate di iscrivervi al canale e di lasciare un bel mi piace per sostenere il nostro lavoro.